Ragazzi, quello che oggi cercheremo di fare è una semplice lezione tipo e, in particolare, la prima lezione di un corso. In particolare, il corso è Colture Ortive e Floreali ed è un corso della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie. Quindi come quando ogni volta si comincia si spiega come sarà organizzata l'intero corso, in particolare noi avremo 32 ore di didattica frontale, cioè tipo questa lezione che stiamo facendo, però per noi è molto importante anche le ore di esercitazione che saranno 28, che saranno delle ore in cui potete avere di quello che succede nell'ambito dell'argomento di cui noi trattiamo e ovviamente come si fa sempre all'inizio delle lezioni in un certo senso si fa una sorta di contratto si spiega quelli che saranno i contenuti nostro, eh, del nostro corso e in particolare un corso che è intitolato alle culture ortive e floreali si dirà anche dove bisogna studiare e naturalmente un punto oggi che diventa sempre più focale sono gli appunti delle lezioni anche perché eh, i libri di testo non sempre riescono a seguire le innovazioni che questo comparto, come tutti gli altri, quelli dell'agricoltura, ha in maniera continua. E allora cerchiamo di partire spiegando di che cosa ci dobbiamo occupare, che quindi, da una parte, quelle che noi chiamiamo le colture ortive, dall'altra, le colture floreali. E naturalmente ci sono una serie di domande che bisogna porsi, in fondo di quali piante ci stiamo occupando, quali sono le caratteristiche che le qualificano, di quante piante poi a un certo punto si tratta e poi perché studiare insieme questi due gruppi che sembrerebbe e poi lo vedremo hanno anche delle differenze piuttosto rilevanti. Iniziamo quindi a parlare di questi due gruppi, le colture ortive da una parte, le floreali dall'altra. Io, come sempre faccio quando cominciamo una lezione, cerco di trovare il significato alle cose e, in particolare, le colture ortive. Eh, L'Enciclopedia Agraria della Reda, quindi, che è un testo di riferimento, una sorta di dizionario nell'ambito agrario, spiega che sono tutte le colture erbacee il cui prodotto è destinato all'alimentazione e però hanno una particolarità che vengono raccolte prima che la pianta completi il proprio ciclo biologico. Quindi noi raccogliamo degli organi in accrescimento e questo naturalmente poi ha anche delle conseguenze sulle caratteristiche di queste piante. In particolare tutte queste colture hanno una serie di caratteristiche che attengono alla pianta, che noi chiamiamo biologiche, che attengono all'ambiente, alle tecniche di coltivazione e le chiamiamo agroalimentari ma anche che sono relative alla tipologia dei prodotti e quindi quello che noi chiamiamo sono le caratteristiche di tipo merceologico. Cerchiamo di capire un attimo quali sono le caratteristiche appunto di ordine biologico che attengono la pianta. Sono delle piante annuali e quindi hanno un ciclo che si chiude nell'arco dell'anno, cioè noi in un anno la pianta, noi mettiamo il seme e riotterremo alla fine dell'anno e anche certe volte molto prima riusciamo ad ottenere uno seme e quindi a riavviare il ciclo. Poi sono delle piante che hanno esigenze ben definite, cioè non si possono coltivare dovunque, ma devono essere coltivate in condizioni del tutto particolari. Ad esempio vi ho messo qui un carciofo, perché? Perché il carciofo. Fa una di quelle piante che non riesce a spingersi molto al di là del suo areale, una pianta che si trova tipicamente nelle regioni mediterranee. Riesce anche a sopportare delle condizioni difficili però non riesce ad allontanarsi da un determinato range di temperature o di condizioni ambientali. L'altra cosa che già vi avevo anticipato è la brevità del ciclo. Sono piante annuali, vanno da seme a seme, però questo periodo, da seme a seme, certe volte è anche di molto inferiore all'anno e si può concludere anche in pochi mesi. Altro aspetto molto importante sono le caratteristiche che queste piante hanno da un punto di vista della tecnica di coltivazione. La prima caratteristica è quella dell'origine della coltivazione. Perché si chiamano ortive? Si chiamano ortive perché il loro nome deriva dall'ortus romano, che era un piccolo spazio vicino all'abitazione. Ovviamente i romani non coltivavano solo piante erbacee, coltivavano altre piante, coltivavano piante da frutto, coltivavano piante da fiore. Però il nome ortive in italiano è stato traslocato solo a questo gruppo di piante, anche perché sono piante fondamentali per la nostra alimentazione. Pensate lattuga, pomodoro, eh, broccolo e chi ne ha più ne metta. Mentre in tutte le altre lingue europee, l'inglese e il francese, quando si parla di horticulture e quindi praticamente di colture legate all'orto, di fatto poi si parla sia di piante ortive come le nostre, ma anche piante ornamentali e di piante da frutto. Un'altra caratteristica molto importante è che queste piante vengono coltivate su superfici non molto estese e questo ha anche delle altre conseguenze, per cui si sta molto attenti alle caratteristiche delle piante e si stabilisce anche delle tecniche di coltivazione che eh, cercano di seguire in maniera molto puntuale lo sviluppo delle piante stesse. Un altro aspetto molto importante è che la coltivazione di queste piante avviene in luoghi molto diversi da quelli di origine. Noi consideriamo il pomodoro quasi una, un aspetto importante dell'italianità, è l'elemento fondamentale ad esempio della nostra pizza, della pasta col pomodoro, però non possiamo dimenticare che questa è una pianta che proviene da altri ambienti, ad esempio proviene in particolare dalle Americhe, è arrivato da noi solo nel XVI secolo e sono passati circa a 200 anni prima che la pianta poi diventasse così importante da un punto di vista alimentare. Questo succede per moltissime altre ortive, pensate la stessa patata che proviene dall'America oppure eh, praticamente la melanzana che proviene dalle Indie. Un altro aspetto molto importante è che queste colture, proprio perché noi le consumiamo allo stato fresco, richiedono ambienti di coltivazione particolari e quindi devono essere coltivate spesso in serra perché che grazie alla coltivazione in serra possiamo avere la disponibilità dei prodotti, ad esempio il pomodoro lo possiamo avere d'inverno, mentre in mancanza di questo ausilio potrebbe essere disponibile solo nei mesi estivi. L'altro aspetto importante è la brevità dei cicli culturali. Tenete conto che oggi uno, un settore anche molto interessante è quello dei semi germinati, i germogli di soia, ma anche di altri eh, prodotti, eh, il crescione e così via. E questi sono dei cicli culturali che di fatto durano nell'ordine delle ore, possiamo parlare di 24-48 ore e riusciamo a ottenere il prodotto già consumabile. Un altro aspetto importante è da un punto di vista di tipo merceologico, quindi quali sono le caratteristiche di questi prodotti. La prima cosa che c'è da dire è che di fatto fra le colture ortive noi mangiamo quasi tutte le parti della pianta, perché noi mangiamo la radice, pensate alla carota, mangiamo dei germogli, mangiamo dei fiori, mangiamo dei frutti, quindi praticamente non c'è organo della pianta che non viene consumato, non solo, ma l'uomo nella sua selezione nei confronti delle piante ha fatto sì che questi organi delle piante si sviluppassero in maniera abnorme, talvolta anche mostruosa e quindi questo eh, naturalmente determina che noi possiamo avere anche delle gemme eh, estremamente grandi e che sono molto utili perché poi rappresentano la porzione edule. Un altro aspetto molto importante è per quanto riguarda la composizione dei prodotti. Sono gli organi in accrescimento, sono degli organi che non lo hanno completato e questo determina una serie di caratteristiche. Ad esempio, per farvi semplicemente un, così, un esempio, eh, ho riportato la composizione del pomodoro, che è indubbiamente una delle ortive più conosciute. Sono dei prodotti in cui il contenuto di acqua... È piuttosto rilevante. Eh, qui in questo caso è il 94%, ma possiamo arrivare anche al 98% in altri prodotti ortivi, pensate quelli da foglia. Quindi che prodotti sono? Sono dei prodotti sicuramente importanti per la nostra dieta perché assicurano un basso contenuto calorico. Oggi che siamo ossessionati dalle diete, ovviamente questo è un parametro molto importante, sono tutti dei prodotti che difficilmente superano le 20 chilocalorie per 100 grammi di prodotto, quindi sono i prodotti elettivi delle nostre diete in passato infatti nei confronti delle ortive non c'era grandissima considerazione perché? Perché soprattutto stiamo parlando ovviamente del periodo medievale, quando la fame era la cifra delle persone che sopravvivevano chiaramente prodotti che davano così poche calorie erano viste con sospetto, ma oggi che siamo invece nell'epoca della super alimentazione che abbiamo bisogno di dovere dimagrire, ecco che questi prodotti che non supereranno mai le 20 kcal per, eh, per 100 grammi sono, delle molto, sono dei prodotti molto importanti e poi soprattutto dobbiamo tenere conto che sono dei veri concentrati di vitamine di sali minerali, talvolta di fibre quindi sono anche spesso i cosiddetti alimenti funzionali che diventano molto importanti per la nostra dieta. E poi come si utilizzano? Anche questo è un carattere che hanno in comune. Spesso vengono utilizzati subito dopo la raccolta, cioè non è come ad esempio accade nel frumento che viene raccolto almeno nelle nostre condizioni ambientali a giugno e poi può essere conservato per tutto un anno. Questi prodotti, pomodori, lattughe, cetrioli, vanno consumati in tempi molto rapidi, la freschezza è uno dei caratteri eh, che li contraddistingue e spesso vengono anche consumati allo stato crudo. Un'altra domanda che bisognerebbe fare anche per conoscere queste colture, che in fondo nell'ambito del corso dobbiamo cominciare a studiare, è quante sono, cioè di quante piante di fatto ci si potrebbe occupare. Beh, da questo punto di vista possiamo dire che le colture più importanti, quelle che sono più diffuse, in fondo non sono tantissime, sono circa una trentina. Se consideriamo anche le colture minori, il numero sale, e sale a circa cento, se invece cominciamo a considerare le colture, anche minori, però sempre ampiamente utilizzate a livello mondiale, beh, il numero comincia a crescere parecchio, arriviamo a 250. Ma anche questo è solo una parte piccola della potenzialità che possono avere in termini di quantità le colture ortive. Infatti se consideriamo tutte le piante erbacee utilizzate allo stato fresco, raccolte prima che... Queste piante completino il loro ciclo biologico. Beh, allora vedete che il numero sale enormemente, addirittura si stima che sia anche superiore alle 1500 specie. Quindi, eh, se dovessimo metterci a studiare tutte, vi renderete conto che sarebbe molto difficile. Anche perché possono essere assimilate e in parte eh, vengono anche assimilate alle colture ortive, ad esempio, le colture spontanee, quelle che si possono raccogliere, che nessuno coltiva e che si possono possono uh, raccogliere uh, a fini alimentari, un, è un argomento questo di cui si occupa una branca particolare uh, che si chiama fitoalimurgia, che appunto è lo studio delle piante spontanee che possono essere utilizzate nei momenti del bisogno alimentare. E naturalmente se sono così tante queste colture, quale criterio possiamo utilizzare ovviamente per classificarle Classificarle perché? Perché da una parte abbiamo bisogno di semplificarci lo studio, abbiamo bisogno di semplificare la nostra scelta, abbiamo bisogno di imparare a conoscere queste piante. Allora la classificazione, che è uno degli schemi più antichi che l'uomo ha inventato per potersi organizzare, diventa molto importante. E in genere per studiare queste piante noi utilizziamo due criteri di classificazione. Il primo è attinente alla famiglia botanica. Voi sapete che tutte le piante che hanno delle caratteristiche simili vengono rapportate all'interno di un unico grande gruppo che appunto è quello della famiglia botanica. E questo è un criterio anche abbastanza valido perché, perché ad esempio, tutte le piante della famiglia delle solanacee le piante delle cucurbitacee, ad esempio, le cucurbitacee, il gruppo del melone, dell'anguria, del cetriolo, e le solanacee qui vi avete rappresentate c'è cioè la melanzana, il pomodoro, il peperone e la patata, hanno delle caratteristiche abbastanza simili, hanno dei meccanismi di impollinazione, una biologia fiorale che è ampiamente sovrapponibile e quindi proprio per questo eh, questi aspetti ci aiutano nello studio e anche nel disegnare le caratteristiche di queste piante. Un altro modo per poterle classificare, ovviamente la classificazione non è mai fine a se stessa come vi ho detto, ma è un modo per semplificarci la vita e quindi per aiutarci a trattare di queste piante, è classificarle in base all'organo utilizzato. Ad esempio qua vedete una rappresentazione di numerose colture ortive da foglia. Eh, riconoscerete probabilmente il radicchio, la lattuga, il cavolo verza, eh, la, la, la cicoria di Witlof e altre colture. Tutte queste appartengono anche a famiglie diverse, però il fatto che noi le coltiviamo con un unico obiettivo che è quello di ottenere delle foglie, fa sì che la tecnica culturale diventi largamente sovrapponibile e per questo naturalmente questo criterio di suddivisione in base all'organo utilizzato è un criterio valido, anche se poi come avete in parte intravisto nell'ambito del programma noi ci baseremo sulla famiglia botanica. L'altro gruppo, perché abbiamo detto ci sono le piante le ortive, ma ci sono le colture floreali e anche in questo caso partiamo da una definizione Cosa sono le colture floreali? Diventa immediato dire che le colture floreali sono tutte quelle che producono fiori. Però non è solo questo. Perché sono tutte quelle piante che per, per avere un fogliame colorato particolarmente attrattivo oppure perché producono dei frutti appariscenti possono essere in un certo senso utilizzati e, eh, a fini ornamentali. E questo apre lo scenario anche a un ampliamento del gruppo di cui ci stiamo occupando. Perché? Perché quando parliamo di piante ornamentali non ci limitiamo solo alle piante che noi diciamo, di cui si occupa la cosiddetta floricoltura intensiva o industriale, cioè tutte quelle piante che noi possiamo utilizzare per, non so, per fare un bouquet, per prendere delle piante da mettere all'interno degli appartamenti. ma ci cominciamo ad occupare anche di tantissime altre piante che vengono utilizzate per la realizzazione degli spazi a verde e in cui appunto si fa un grande uso delle cosiddette piante ornamentali. Però anche nella sistemazione degli spazi a verde il quadro di riferimento negli ultimi anni si è profondamente modificato e quindi mentre in passato pianta ornamentale era una pianta che aveva caratteri vistosi, estetici, cioè una pianta che indubbiamente colpiva eh, la vista, oggi invece sempre di più, anche per una aumentata coscienza ecologica, per, perché i principi della sostenibilità ne abbiamo sentito parlare un po' tutti, praticamente le piante ornamentali sono anche diventate piante che hanno altre funzioni, cioè sono capaci di restaurare il paesaggio, di controllare l'erosione, di consentirci risparmio energetico. Per cui comprenderete che il numero di piante potenzialmente utilizzabili o comunque il numero di piante che noi possiamo inserire in questo enorme cappello delle piante ornamentali si allarga sempre di più. Anche per quanto riguarda le colture floreali, nonostante l'amplissima base biologica, che poi vedremo più avanti di cosa si tratta, esistono delle caratteristiche di ordine biologico, agronomico e anche merceologico che ci possono aiutare a definire appunto, del, le piante di cui ci occupiamo. Andiamo alle caratteristiche di ordine biologico. Qui quello che bisogna dire è che veramente la, la base è estremamente ampia. Perché tenete conto che a scopo ornamentale, a partire dai muschi praticamente fino ad arrivare alle piante cosiddette superiori, cioè le piante da fiore, vengono utilizzate tutte. Ci sono moltissime felci che vengono utilizzate a scopi ornamentali e ci sono ovviamente moltissime piante da fiore, ma anche, come vi dicevo, c'è la selaginella che appartiene a un gruppo antecedente nella scala evolutiva a quello delle felci. Altra cosa importante sono le caratteristiche delle piante stesse. Nelle piante da orto ci possiamo limitare a dire sono le piante erbacee. Qui invece il quadro di riferimento si amplia in maniera incredibile, perché qua vedete alcuni dei prodotti che possono essere utilizzati a scopo ornamentale e vedete che ci sono le piante più diverse. Ci sono piante erbacee, ci sono piante arbustive, ci sono le palme, ci possono essere piante arboree, ci sono quelle strane piante con le spine, no? quelle che noi chiamiamo erroneamente piante grasse, che invece sarebbe più corretto chiamare piante succulente, perché sono delle piante particolari, molto adatte a vivere ad esempio nei deserti e proprio per questo hanno uno, un tessuto specializzato che è capace di contenere l'acqua. Ecco perché si preferisce il termine di succulenta, perché all'interno di questi tessuti la pianta può contenere l'acqua che userà nei momenti del bisogno e scherzosamente certe volte le chiamo le piante dromedario perché come il dromedario raccolgono nella gobba l'acqua che serve. Anche in questo caso cerchiamo di descrivere le caratteristiche che sono relative alla loro modalità di coltivazione. Ovviamente le differenze fra le specie sono estremamente ampie, perché è chiaro che le piante cosiddette floreali, cioè le piante che noi utilizziamo per ottenerne fiori e fronde da recidere o piante in vaso d'appartamento, hanno esigenze molto ben definite, mentre le piante ornamentali che spesso utilizziamo negli spazi a verde, soprattutto nella nuova visione ecosistemica degli spazi a verde, sono delle piante molto resistenti, capaci di eh, sostenere condizioni ambientali veramente difficili. Un altro aspetto molto importante è che queste piante, anche qui, vengono coltivate su superfici che non sono molto ampie. Tenete conto che, in genere, una serra o meglio, un'azienda ho detto serra perché spesso e volentieri eh, tutte queste coltivazioni devono avvenire necessariamente in serra. Però se noi andiamo a guardare quelle che sono le dimensioni medio aziendali del comparto della floricoltura vediamo che sono inferiori all'ettaro per quanto riguarda le piante da fiore reciso o da vaso da utilizzare in appartamento ed è qualcosina un po' di più per quanto riguarda eh, le dimensioni medioaziendali aziendali del cosiddetto vivaismo florornativo cioè di quel vivaismo che si occupa di produzione di piante che poi saranno riutilizzate per la realizzazione di spazi a verde. Un altro aspetto molto importante è che le piante che noi utilizziamo a scopo floreale quasi tutte non provengono dal nostro ambiente, perché eh, soprattutto nell'ambito degli aspetti che noi ritenevamo... Di un valore estetico importante c'è molto il fascino dell'esotico, quindi, tutte le piante che provengono da altri climi sono, diventano delle piante elettive da essere utilizzate a scopo ornamentale. Tenete conto che, ad esempio, se voi guardate i vostri giardini, giardini ornamentali, in genere le piante mediterranee rappresentano appena il 5% del totale, il 95% delle piante che ci circonda. E che noi usiamo a scopo ornamentale sono delle piante che provengono da altri ambienti. Un altro elemento abbastanza importante è che le esigenze molto definite di alcune specie, qua vi ho fatto vedere ad esempio le orchidee, fanno sì che per la coltivazione di queste piante bisogna... Organizzare, bisogna mettere a punto degli ambienti particolari, ad esempio delle serre condizionate e quindi questo è un aspetto anche abbastanza caratteristico della loro coltivazione. Un ultimo aspetto che è fondamentale nell'ambito della floricoltura è che la, il consumo dei fiori, soprattutto dei fiori recisi, non avviene in maniera costante durante l'anno. Ad esempio, se noi dobbiamo consumare i pomodori, preferiremmo averli ogni giorno se siamo soliti mangiare delle insalate mentre per, per quanto riguarda i fiori ci sono dei periodi nel corso dell'anno in cui questi consumi si incrementano in maniera rilevante. Da poco è passata la festa della mamma, tutti quanti abbiamo regalato, comunque cercato di regalare nostre, alle nostre mamme eh, dei fiori. E allora in questi momenti il mercato, la richiesta, si incrementa anche del 30-40%, si aumenta la richiesta di questi determinati prodotti. Perché è importante dire una cosa del genere? Perché vi renderete conto che uno che deve produrre questi fiori deve stare molto attento ad arrivare prima della scadenza per poter immettere questo prodotto sul mercato, anche perché se io riesco a produrre il, il mio fiore in, al momento giusto, riesco a fare incrementare il prezzo del mio prodotto anche del 20-30% e i costi di produzione sono praticamente identici. Quindi vi renderete conto quanta attenzione dobbiamo fare e come dobbiamo adeguatamente studiare i meccanismi attraverso cui si determina la fioritura di una pianta perché noi la dobbiamo programmare per una determinata data. Ecco perché, ad esempio, molto spesso si utilizza la serra nonostante sarebbe possibile anche coltivare la pianta all'aperto, perché solo attraverso la serra e attraverso la modificazione di alcuni fattori ambientali io posso programmare la produzione che in questo caso deve essere programmata non di periodo, ma deve essere programmata al giorno. Un altro aspetto sono le caratteristiche di ordine merceologico. Anche qui le, le piante che possiamo utilizzare a scopi ornamentali possono essere le più diverse. Possiamo avere delle piante erbaceo o arbore, comunque piante di cui noi utilizziamo una parte della pianta, un fiore reciso, un rametto reciso, oppure piante che vengono utilizzate nella loro interezza organografica, cioè una pianta che ha in sé le radici, le foglie ed è coltivata normalmente in vaso. E allora possiamo avere da una parte la pianta in vaso che io utilizzo, All'interno degli appartamenti, oppure posso avere una pianta in vaso che poi dovrò trapiantare e mettere negli spazi a verde. Quindi, come vedete, ci sono tantissime tipologie di piante che possono essere considerate. Altri aspetti sono le caratteristiche del prodotto. Anche qui il quadro di riferimento è estremamente eterogeneo, però una cosa importante è la deperibilità del prodotto, soprattutto il prodotto fiore. Perché tenete conto che il fiore è l'organo più effimero che fa la pianta, perché ha un solo obiettivo: quello di attrarre, soprattutto se il fiore è vistoso, e noi infatti scegliamo a fini ornamentali fiori vistosi. Che cosa? Noi do, la pianta deve attrarre l'agente pronubo, appena l'agente pronubo ha finito la fecondazione. Tutto il resto della pianta non serve a nulla, cioè, o meglio, tutto il resto del fiore, e quindi, in poco tempo, eh, il fiore stesso eh, diciamo, mh, ha un processo di senescenza. Si cerca di superare questo problema selezionando particolari tipi di fiori, ad esempio quelli che vi faccio vedere ad eccezione delle rose sono tutte infiorescenze e per questo dato che i fiori sono numerosi e il processo di impollinazione dura più giorni, eh, talvolta questi fiori hanno la capacità di resistere più a lungo, però è sicuramente da sottolineare che soprattutto quando noi abbiamo a che fare con i fiori sono dei fiori. Dei prodotti decisamente effimeri. L'altro aspetto importante è la modalità di utilizzazione. Eh, anche qui c'è una forte divaricazione fra tutti quei fiori che vengono utilizzati. Io dico, ter, uso il termine di fiore per intendere coltura floreale, quindi fiori, fronde, eh, anche eventuali fronde con frutti che possono essere utilizzati recisi per fare delle composizioni floreali. Ma poi c'è anche tutto il discorso della modalità di utilizzazione delle piante ornamentali nella realizzazione degli spazi a verde che ovviamente anche per ordini di tempo tenete sempre conto che è una materia che ha in totale uno sviluppo di 60 ore, viene lasciato ad altri ambiti disciplinari, in particolare ci si occupa di questi argomenti in un'altra materia che si chiama parchi e giardini. Un altro grosso problema è a questo punto credo che comunque ve lo aspettavate è quante sono le colture floreali. È una bella questione perché, perché praticamente possiamo dire per molti motivi che ci approssimiamo al numero di specie conosciute eh, che sono circa 270.000. Noi in Atto ne utilizziamo solo una piccola parte di questo grande patrimonio biologico, meno dell'1%, però di fatto è chiaro che potenzialmente molte più piante di quelle che eh, noi utilizziamo potrebbero essere adottate come piante di carattere ornamentale. Ma nonostante il numero veramente rilevante di piante, quindi di specie che noi utilizziamo. Eh, il comparto della floricoltura, e qua eh, faccio vedere uno stand olandese, perché gli olandesi sono sicuramente fra i più importanti eh, attori del comparto a livello europeo e non solo, aveva utilizzato come frase chiave del suo stand il termine novità. Perché nel campo della floricoltura, così come succede ovunque eh, dove siamo nell'ambito di prodotti voluttuari, la novità diventa estremamente importante. Eh, io faccio sempre un esempio magari banale perché non è che poi io sia tanta esperta di moda o similari, cioè, ma se esistesse un'unica maglietta e tu non hai altro che metterti quest'unica maglietta, ti, ti preoccuperesti solo che la maglietta è pulita eh, che sia nuova, ma chiaramente non avresti l'attenzione a comprarne tante, E il fatto che da una parte arriva la moda quindi un anno c'è un colore, l'anno dopo ce ne sarà un altro, tutto questo ci porta ad aumentare i consumi soprattutto di tutti quei beni che sono voluttuari, ora i fiori sono sicuramente un bene voluttuario non ne abbiamo bisogno, eh, direi, per sopravvivere se per sopravvivere si intende alimentarsi. E allora, naturalmente, come in tutti i settori dove vi è della voluttuarietà, trovare delle novità è un aspetto chiave per stimolare l'interesse del consumatore. Anche in questo eh, comparto, così come in quell'articolo, c'è la necessità di classificare. Ovviamente classificare per famiglia botanica sarebbe veramente folle perché abbiamo detto che tutte le famiglie botaniche potrebbero essere elencate e quindi ci limitiamo spesso a parlare di modalità di utilizzazione o comunque caratteristiche delle piante, sia nella floricoltura intensiva che nell'ambito del florivaismo. In particolare nella floricultura intensiva facciamo una grande distinzione. Se utilizziamo parte della pianta, quindi il fiore da recidere, oppure la fronda, che può essere la fronda verde, eh, quindi un ramo completamente fatto di foglie, oppure anche un ramo con tanti fiori, qual è il caso della mimosa, tutte queste sono fiori e fronde da recidere, quindi che vengono staccate dalla pianta madre. Mentre l'altro gruppo, sempre della floricoltura intensiva, che sono le altre piante che noi spesso utilizziamo per l'arredo degli spazi a verde, sono da una parte delle piante, quindi in vaso, che possono essere da fiore, se l'organo di maggiore effetto è dato dai fiori, oppure da fogliame. In realtà questo termine da fogliame spesso si preferisce utilizzarne un altro, piante da interno, perché per motivi che sarebbe troppo lungo spiegare, queste piante si adattano molto meglio alle condizioni dell'ambiente interno. Queste piante da fogliame con queste eh, foglie molto grandi in genere provengono eh, dal sottobosco e quindi sono delle piante che si adattano all'ombra, noi le chiamiamo piante sciafile e la loro capacità di resistere a bassi livelli di intensità luminosa le rende idonee ad essere utilizzate all'interno dei nostri appartamenti dove sicuramente c'è meno luce rispetto all'esterno. Nel florovivaismo, ovviamente, abbiamo tantissime tipologie di piante che sono, come possiamo dire, i nostri mattoncini con cui noi possiamo realizzare un giardino. Quindi le piante erbacee, le bulbose, le succulente, ma anche le piante acquatiche, gli arbusti, le rampicanti, le palme, palm, piante esotiche che ricordano l'ambiente delle palme che gli anglosassoni chiamano palm like e poi il gruppo delle arboree. Diciamo che questa rapida lezione va verso la conclusione e quindi, come avete visto, una delle chiavi che io adotto sempre quando diciamo chiacchiero con gli studenti di alcuni argomenti è quello di pormi delle domande perché è quello che dobbiamo fare continuamente, quello che dovrete fare continuamente quando arriverete già ora con i vostri studi, ma anche quando andrete avanti. Vi dovete sempre chiedere dei perché. E allora, alcune domande me le faccio anch'io, ma perché dovremmo studiare questo gruppo di piante? Perché bisogna studiarle insieme? Perché abbiamo visto che in fondo alcune caratteristiche di differenza ce le hanno. E come bisogna fare per studiare queste piante? Vorrei darvi solo alcune, eh, cioè, così, alcuni suggerimenti delle motivazioni. Sicuramente è interessante studiarle perché fra le piante erbacee che vengono coltivate in agricoltura sono le piante che eh, richiedono o per le quali si adottano i sistemi di produzione più innovative. Queste che voi state vedendo è una coltivazione in floating system, è una tecnica per cui praticamente le piante si lasciano galleggiare su un substrato eh, dove la pianta appunto eh, prenderà le proprie sostanze nutritive ma è un mezzo liquido. E quindi praticamente la pianta non ha un contatto col terreno. Perché questa tecnica? È una tecnica che sicuramente consente di ottenere un prodotto, se siamo capaci di gestire bene le esigenze delle piante migliori, un prodotto più controllato, ma anche talvolta riesce a ottenere una cosa che non è indifferente, un prodotto più pulito. E quindi essendo un prodotto più pulito non lo devo sottoporre a dei lavaggi per eliminare ad esempio la terra e questo è un aspetto molto importante perché consente una facilità di manipolazione di questi prodotti che poi potranno essere ad esempio utilizzati per la realizzazione dei cosiddetti prodotti della quarta gamma. Oggi quasi tutti noi quando abbiamo il nostro contatto con l'insalata è questa busta eh, di questi materiali tagliati. Naturalmente eh, le foglie che noi mangiamo sono dei, dei prodotti decisamente fragili, quindi bisogna stare attenti alle operazioni di lavaggio. Il fatto che noi abbiamo, partiamo con un prodotto pulito ci semplifica le operazioni di eh, preparazione di questi prodotti. Ma poi i sistemi innovativi sono veramente importanti. Oggi si parla anche eh, di indoor farm, cioè praticamente dei sistemi dove, utilizzando le potenzialità delle luci LED, eh, si riesce a ottenere delle produzioni eh, di ortive e di ortaggi anche in contesti che sembrano veramente industriali e molto avveneristici. Un altro aspetto è che stiamo parlando, e ne parlo a questo punto dei fiori perché potrebbe sembrare la cosa più strana, parliamo di uno scenario di, di, internazionale di riferimento che è impressionante. Tenete conto che oggi quello che sono i fiori, soprattutto i fiori recisi che voi utilizzate, molto probabilmente provengono dal Kenya oppure addirittura provengono dalla Colombia, un paese lontanissimo, anche perché sono state messe a punto delle tecniche attraverso i cui si riesce a mandare questi fiori attraverso delle navi container, per cui eh, questo ha determinato che eh, quando eh, noi parliamo di floricoltura il nostro competitor non è eh, il paese vicino, non è neanche la regione vicina, ma sono dei paesi molto lontani e quindi bisogna essere particolarmente attrezzati per eh, contrapporsi a questa importante competizione dello scenario internazionale. Ma poi dovrei dire anche che c'è un valore della produzione, perché come vedremo queste sono delle colture che in fondo non prendono tantissimo spazio. Tenete conto che in Italia si stima che la superficie destinata a tutto il comparto delle piante ornamentali è meno di 30.000 ettari. Tutte le ortive non supereranno i 400.000 ettari. Però, nonostante tutto, nonostante questi numeri molto piccoli per quanto riguarda la superficie, io dico sempre che ognuno di noi dobbiamo avere una sorta di eh, metro, un'unità di misura. Io adotto quella della superficie nazionale. Voi lo sapete quant'è in ettari l'Italia? E 33 milioni di ettari. Naturalmente tenete conto, ci sono le montagne, ci sono i laghi, però è chiaro che la SAU, la superficie agricola utilizzata, sono 12 milioni di ettari poco più, quindi è chiaro che quando noi parliamo di 30.000 ettari di 400.000 stiamo parlando di numeri veramente molto piccoli ciò nonostante abbiamo un valore della produzione florovivaistica che è veramente molto importante a livello europeo per i 28 paesi costituenti l'Europa nel 2012 parlavamo di oltre 21 milioni di euro di produzione e l'Italia si colloca al secondo posto nello scenario europeo dopo quell'Olanda di cui vi avevo accennato che da sola ha quasi un terzo della, del valore economico europeo. Ma in Sicilia il nostro gruppo eh, di colture, da una parte il florovivaismo, dall'altra eh, gli ortaggi e le patate, hanno un grande rilievo, occupano circa un terzo dell'intero comparto agricolo. E questo è un aspetto molto importante, quindi sono delle colture che hanno un grandissimo valore economico. E naturalmente questo valore economico supporta il fatto che per queste colture si debbano adottare delle tecniche di coltivazione, come vi dicevo, molto eh, avanzate e anche onerose, anche costose. Un altro aspetto importante però e che io appunto non è che abbia tantissima dimestichezza con l'economia, vorrei parlare invece proprio del valore importante di questo prodotto, che ha un valore duplice e mi piace farvelo vedere attraverso questo grafico. Un po' tutti avete conosciuto, avete visto eh, in tantissime occasioni quella che viene chiamata la piramide alimentare, cioè quelli che sono i prodotti che devono fare da base alla nostra alimentazione. Da una parte la frutta, ma naturalmente soprattutto gli orti perché eh, sono il nostro alimento importante per le vitamine, per la fibra, per i sali minerali, è la base della nostra piramide alimentare. Però, come vedete nell'immagine, ce n'è un'altra piramide rovesciata, che è un'altra piramide molto importante proprio per quei concetti di sostenibilità di cui abbiamo accennato, che è la piramide dei consumi idrici. Come vedete, ad esempio, mentre le, i nostri vegetali, i nostri ortaggi, in fondo per la loro produzione richiedono quote modestissime di acqua, quando noi arriviamo alla carne, che è uno dei, degli alimenti che dovremmo cercare di mangiare poco da un punto di vista della dieta, ma soprattutto se pensate qual è il consumo incredibile di acqua, diventa un consumo... Che non sempre può essere sostenibile. Quindi, da questo punto di vista, sono dei prodotti in cui, su cui dobbiamo costruire la nostra anche alimentazione, non solo di oggi, ma anche del domani. E poi, perché studiarle insieme? Li studiamo insieme perché queste piante, nonostante le loro differenze, in un caso appunto vi ho detto sono delle piante importanti da mangiare, altri sono spesso eh, solo belli da vedere, addirittura fra le piante ornamentali anche comuni ce ne sono di tossiche, quindi non, non va dimenticato, quindi non sempre sono, hanno questo aspetto in comune, però ci sono degli aspetti storici, di tecnica culturale, di caratteristiche del prodotto che fanno sì che la loro storia si sia intrecciata e quindi praticamente eh, ci autorizzano a studiarle insieme. Hanno insieme la loro origine, quell'ortus romano di cui vi avevo detto. Hanno praticamente anche il rilievo che hanno assunto eh, da parte soprattutto del comparto ortivo. Vi è anche un legame disciplinare, cioè all'università. Eh, chi fa orticoltura fa insieme anche floricoltura, proprio perché eh, vi sono stati eh, dei legami che nascono soprattutto da un fatto: da quelle piccole superfici di cui vi ho detto, per cui sono delle coltivazioni in cui l'attenzione è molto elevata nei confronti delle piante, le tecniche tecniche sofisticate sono state utilizzate da lungo tempo nei confronti di questi due gruppi e poi anche ci sono degli aspetti interessanti da rivedere, cioè il fatto che queste sono delle piante su cui l'uomo per coltivarle deve avere un rapporto diretto ha fatto sì che queste piante di orticoltura, cioè quindi le ortive e le floreali, siano diventate piante elettive. Quando la coltivazione delle piante ha anche assunto degli aspetti di carattere terapeutico. Vi può sembrare strano, ma è stato visto da tempo che occuparsi di piante può avere anche un significato di tranquillizzarci, di curarci, di prendersi cura delle persone. E quindi, anche da questo punto di vista, eh, queste, queste piante sono in comune per questi nuovi obiettivi della coltivazione. Naturalmente, comunque, le cose che da un punto di vista didattico fanno sì che queste piante siano studiate insieme, è perché molti aspetti della tecnica culturale saranno ampiamente sovrapponibili. E poi soprattutto dobbiamo anche avere qualche aspetto eh, in comune per quanto attiene al prodotto. Eh, cioè entrambi sono dei prodotti che si consumano o comunque devono essere utilizzati subito dopo la raccolta o subito dopo che sono pronti. Eh, hanno in entrambi i casi un ruolo molto importante: la caratteristica estetica, eh, tenete conto che anche gli ortaggi si mangiano con gli occhi, cioè se io vado al mercato e devo scegliere delle de dei pomodori, se c'è un pomodoro che ha delle macchie o qualche cosa io non lo prendo, ho una diffidenza, mentre di fatto per molti altri prodotti, pensiamo allo stesso frumento, noi non è che vediamo il seme o il prodotto agricolo, tu vedi l'aspetto la trasformato per cui la farina da, da dove proviene non è che lo puoi vedere da consumatore e quindi di fatto da per entrambi i gruppi c'è un'attenzione fortissima a che l'aspetto estetico di entrambi i prodotti abbia una buona presenza. E un altro aspetto in comune è il fatto che lo stadio di raccolta che è fondamentale e spesso di difficile parametrazione, perché in entrambi i casi non è che raccogliamo eh, questi organi o queste piante al termine di una fase biologica ben definita. E poi c'è anche un altro aspetto, la difficoltà che abbiamo per capire quali sono i parametri della qualità e per poterli determinare. E allora a questo punto, eh, praticamente, com'è che si studia questa materia? perché poi da ora in poi dovremmo cominciare a farlo. Noi lo facciamo, ovviamente, visto anche l'enorme eh, base biologica, visto il numero rilevantissimo di specie, e tenete conto, un aspetto che non va dimenticato, che per ogni specie ci possono essere moltissime varianti culturali, quelle che noi chiamiamo cultivar, che è la contrazione di cultivated variety, quindi la varietà coltivata, Sarebbe estremamente impossibile, o comunque estremamente difficile, per gli studenti studiare tutte le culture. Allora, come si fa? Si cerca di privilegiare un metodo di trattazione, cioè noi praticamente per alcune colture che sono delle colture modello, che in fondo erano state elencate all'inizio nel programma, cerchiamo di capire la metodologia, come fare a trattarle, a studiarle, cioè cerchiamo di vedere quali sono le informazioni che ci saranno utili per la gestione del processo culturale e soprattutto queste informazioni, dov'è che li devo andare a prendere? Ecco perché noi cerchiamo da una parte di conoscere le caratteristiche della cultura, di capire come questa coltura debba poi essere prodotta, quindi la configurazione del cosiddetto processo produttivo. Poi cerchiamo di studiare esattamente nel dettaglio come si dovrà procedere alla coltivazione, dalla preparazione del terreno fino alla raccolta, ma naturalmente non ci possiamo fermare qui perché oggi anche le esigenze di gestione di queste colture ci spinge ci spingono ad andare un pochino oltre, quindi dopo la raccolta cosa si dovrà fare fino ad arrivare al consumo, quindi tutte le operazioni di post raccolta, l'utilizzazione del prodotto e poi naturalmente anche perché c'è un grandissimo interesse da parte dello stesso consumatore, noi dobbiamo anche imparare a conoscere quelle che sono le caratteristiche del prodotto che dobbiamo diciamo poi alla fine offrire ai nostri consumatori. E quindi, come vedete, è una materia dove si privilegia più che le informazioni la formazione, o meglio, la capacità di elaborare le informazioni stesse, perché io devo dire che eh, è un celebre aforisma di Umberto Eco che mi accompagna spesso, perché lui diceva essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle, e quello che noi cerchiamo di fare all'interno del corso e dare strumenti agli studenti per cercare insieme dove andare a cercare, come fare per gestire i processi di coltivazione di questi due gruppi di piante che, come avete visto, sono abbastanza centrali nel panorama dell'agricoltura italiana e anche siciliana. Io vi ringrazio che siete stati con me ad ascoltare questa lezione.